Signori, abbiamo un'altra volta un altro filmato della dottoressa Gettina Legotti, specialista in fisioterapia, operazione polmonare imbustimata, allacciamento, preparazione dell'esterno, cartomanzia, tutto quello che riguarda la salute spirituale e temporale delle persone. Allacciamenti per finanziamenti. Un problema di finanziamenti. Questa dottoressa ha avuto molti riconoscimenti anche dall'Accademia Guglielmo Marconi di Roma come cartomante e pranoterapista. Dottoressa, quest'oggi vogliamo approfondire il tema dell'invocazione degli spiriti, gli spiriti benigni, come lei li chiama. Effettivamente, chi sono questi spiriti benigni? Sono tutti i morti. Tutti i morti, indistintamente? Tutti i morti del mondo. No, quelli che chiamo io sono morti. Siccome è vicino al morto c'è quello vivo. Ho capito. E io ho il potere che c'è la scuola di interpellare. Ho capito. E lei, mentre interpreta questi spiriti, cosa sente dentro di sé? Io prima ci vuole fede, forza fede, quindi altrimenti non funziona. Mediante la fede? Sì. Però... sento io che dico, guarda, adesso lei, loro mi danno una risposta. Ho capito. Ma lo sa lei che la Chiesa proibisce di interpellare i morti in questo modo? E perché la Chiesa e i preti fanno la prete che questo morto è di nuovo vivo? Sì, però tramite la, morte, solo tramite la preghiera, dicono loro, no? Tramite ma se io chiamo uno morto e ci dico come stanno le cose, non è importanza. È perché loro questa la chiamano superstizione. Ma a me la possono chiamare come vogliono. Superstizione e occultismo. Vabbè. Lei crede che quello che fa è un'opera di bene. No, quello che un'opera di bene e continua nel suo fare, giusto? Io dialogo con i morti, ci faccio delle domande. Ho capito. Allora, e loro mi danno la risposta, perché quello è morto, però vicino al morto c'è il vivo. Ho capito. Allora, invisibile e invisibile, visibile. Che c'è i poteri, l'interpello, c'è dialogo. Io ho la scuola. Ho capito. Allora, vogliamo fare una dimostrazione pratica di come invoca i morti? Come facciamo? Cosa utilizza lei per invocare i morti? Se devo nominare il nome dei morti, non posso nominarlo. Ah, beh, possiamo nominare solo i nomi, senza cognomi, così almeno evitiamo per la privacy. Ma nomi ne sono tanti, ce ne sono miliardi. Intanto, che strumenti usiamo per invocare i morti? Questo che cos'è? Queste sono i stigli. E come si chiama quello che tiene in mano? Pendolino, acqua e bicchiere. Acqua e bicchiere. Il bicchiere ha una, una forma particolare, come deve essere, liscio. Liscio, senza... Senza rigature. Senza righe, sì. Senza righe. E il cordone che tiene il pendolo? Infatti ci può mettere anche... Per il giusto regolo, per gli iscritti, ci vuole il cotone bianco. Cotone bianco. Che è simbolo della purezza, della salvezza. La catenina anche ci sta bene. Vedete, si sta bene. Allora, a chi vogliamo chiamare? Io in questo momento voglio vedere... Dice che mi ha portato l'estremo, che ha portato pensato per stare spirito benigno. Io desidero per te, se appena toscano stamattina deve venire, invia a dormire a guardare il mio contatore, se deve venire mi batte un colpo, se non deve venire me ne batte tre. Spirito benigno risponde ma sono venire prima. Quante volte ci sta? Ogni quarto d'ora un colpo. Tra un quarto d'ora quello lì può guardare il mio contatore. Okay. Tu vuoi sapere qualcosa? Vogliamo sapere padre, se arriveranno... Se dice il rendone, se ci ha guardato qualche cassetto, qualcosa. Se un corpo non vuoi. Non hai tu una cassetta né niente, non hai niente. Sto bene. Sì. Sto bene. Bene, un corpo non vuoi. Sì. Ce n'ha figli? Sì. Se un corpo non vuoi. Quanti ce n'ha? Uno. Due? Uno. Allora ce n'è uno in arrivo? No. Ce l'hai nella mente? No. Sì? Se sono segreto a tua moglie. Ah sì? Eppure sì. Riposate in pace. Questa è la mandata riposando. Allora ne chiamo un altro. A chi chiamiamo ora? Ma prima dobbiamo vedere cosa ci devo dire. Allora, ora è giorno 23 di settembre, è la festa di Padre Pio. E siamo nel suo mese. Vediamo se ci può rispondere, ci può dire come andranno le cose per le famiglie che si dividono, per la crisi economica che c'è, se le cose si aggiusteranno, se nella chiesa ci sono preti che invece di predicare il Vangelo si fanno i fatti propri. Sì, ma questo dipende del Quirinale di Roma, di cosa come sta crisi. Sì, però siccome il Signore ha in mano le sorti del mondo, dell'uomo, lui lo sa, se può illuminare chi è che ci comanda, ci può dare una mano d'aiuto. Sì, questo lo posso fare io. Invocare per dire... Ciao, giovane. Invocare per dire...
E Berlusconi? A Berlusconi? Vogliamo invocare? Voglio... E Berlusconi è vivo, non è che è morto. Ma io la voglio invocare per dirci che lei toglie questa crisi. Ah, vediamo che dici. Devo commentare la pendiana avanti. Sì. Devo commentare ancora con lui. Spirito benissimo. All'anno nuovo, me ne danno a me il momento. Andiamo poi oltre. In golpe con lui. Sì, sì. Tutto l'anno c'è il momento. Allora questo è un governo buono. Non è cattivo come dicono alcune persone. Lo porta in questo anno danno a tredicesimo. E quella di Natale tre volte. Ho capito. Quindi Berlusconi è un buon presidente in questo momento. Sì, lui è bravo. È un buon presidente. Ci sono quelli cattivi che invece non lo quella possono vedere. Quella era Prodi, io l'ho fatto andare. Ah sì, lei l'ha fatto cadere lei dal governo? Io ho fatto gli iscritti a un maresciallo dell'antimafia. Cosa? Sapete Mario? Si sentiva malandrino, io ci ho attaccato gli iscritti, invece lui non poteva né scrivere né dialogare. Ho capito. Se n'è andato. Se n'è andato, ma io voglio lo prendo. Okay. Anche qui in America. Quindi lei ha fare lasciamenti. Ci ha attaccato gli spiriti al presidente Prodi e ci fece cadere il governo. Sì. Ha fatto bene. Lui gliel'ho mandato io. Ha fatto mandato bene. Gli spiriti. E perché l'ha mandato? No. Perché lui era un disgraziato. Stava consumando l'Italia. E l'ha consumato e l'ha rovinato già. Ho capito. Vabbè. C'è Berlusconi che ripara qualcosa. Fine è bravo. Fine è una bravissima persona. Siamo della stessa idea, no. Dottoressa. Allora, vogliamo invocare a Padre Pio. Padre Pio, spegnali. Sì. Prima. Perché con Padre Pio dice Papi Iacolo. Qualcuno che è, dici tu, che poi in genova la volta per loro. Non è cattivo. È la tentazione e l'occhio. Tenebroso. Ma. Se tu vuoi un piatto di pasta, se piace. Tu che fai? Stai registrando me? No, non mi fai sempre la domanda. Allora perché arrivi? Chi non va bene? Quello lì è per me quello. L'anima dannata, dottore. È per me quello che dico io. No. Tu stai registrando quello che dico io. Mi dici di poi, dottore. Ma di parlatelo, perché non parlate? Dottore, mi si scusate di dottoressa. Io non sono una dottoressa, dice me sento magari. Mi sbuto tutto cosa arrivi. 50 anni che sono una dottoressa. C'avevo il diploma, l'ha portato là. Non mi c'è il vetro. Danno. No, non devo. Danno. No, non devo. Due cinesi. No, non devo. Mamma mia, ma cazzo, non devo. Invochiamo. Lui non lo sta inserendo quello che dico io. Sì, non c'è stato. Io sì. Giovanotto. No, sta telefonando. Pronto? Aspetta, dai, sì, perché qua c'è gente, va bene? Aspetta, stai zitto. No, non sento bene. Ma no, aspetta. Allora, come fa lui a non rispondere? Se riceve delle telefonate? No, non sto registrando quello che dico io, lui. Cosa fai, giovanotto? Spera, dove ho tu stai registrando quello che ho detto? Andiamo, non è male.